Sì, grazie Presidente. Questo emendamento va nel senso chiesto da Fratelli d'Italia, ma da molte altre forze politiche in questo Parlamento, cioè l'occasione di rimuovere quel provvedimento illiberale, liberticida che è il coprifuoco. E lo riteniamo che debba essere fatto tout court nelle zone gialle, nelle zone arancioni, nelle zone rosse, nelle zone che si intendesse immaginare in questa composizione arcobaleno che ha caratterizzato la nostra nazione in questi anni. Riteniamo che sia giusto perché non c'è una prova scientifica che dimostri che ad una certa ora del giorno o della notte vi possano essere più assembramenti o meno assembramenti, più contagio o meno contagio. L'unico effetto che vi è stato quello di limitare le libertà personali delle persone, delle famiglie, delle imprese che da questo hanno subito un danno irreparabile. Bar, ristoranti e locali di ogni genere. Per questo riteniamo che sia arrivato il momento di dire basta e che le forze libere di questo Parlamento possano esprimersi votando a favore per la cancellazione del coprifuoco o votando contrariamente per poterlo far rimanere, con le conseguenze che questo ha per famiglie, imprese e per le libertà, quelle stesse libertà per cui anche nell'emendamento precedente, così come in altre occasioni, Fratelli d'Italia si è battuto per difendere principi, diritti e funzionalità delle istituzioni. Grazie. La collega Belluccia, facoltà di intervenire a titolo personale, prego. Grazie Presidente. Il collega Prisco ha spiegato bene ciò che ha mosso Fratelli d'Italia quando ha presentato questo emendamento, perché nel coprifuoco che avete inserito e che avete quindi proposto e imposto nella vita degli italiani, delle piccole e medie imprese, nelle attività produttive, c'è la vostra incapacità di gestire e di governare in questo momento, in questa fase pandemica che è anche sindemica. Perché si può, a più di un anno di distanza, proporre l'apertura proponendo delle regole certe e permettendo all'Italia di rialzarsi e di attivarsi. Il vostro modo è quello di negare la libera circolazione, la libera impresa e quindi le libertà inviolabili degli italiani. E per questo continueremo a difendere vigorosamente la libertà del popolo italiano, collega, e degli imprenditori e grazie di chiunque voglia vivere nel nostro. A titolo personale, collega Bignami, prego. Grazie Presidente. Come illustrato dai colleghi Prisco e Bellucci, l'emendamento è finalizzato a ripristinare quella normalità che in realtà già da tempo avrebbe dovuto informare la vita sociale della nostra nazione, togliendo quello strumento, il coprifuoco, di cui tra l'altro non tutti affermano sussistere un'effettiva necessità, e che anche illustri osservatori scientifici hanno rilevato non essere necessariamente utile al contenimento del contagio, diversamente dal motivo per il quale esso è invece previsto. È una previsione che già aveva accomunato in passato le forze politiche del centrodestra e che proprio per questo confidiamo possa trovare un'ampia condivisione in aula. Collega De Ida, prego. Grazie Presidente, chiedendo di sottoscrivere questo emendamento ribadisco quello detto dai colleghi. Il coprifuoco va abolito subito, si è dimostrato la sua inutilità, si è dimostrato una misura che ha ben ragione quelli che chiamano una dittatura sanitaria, e non si stupisca qualche collega che dice quelli che chiamano dittatura sanitaria. Che cos'è una dittatura sanitaria? Quella che impone a delle persone di non uscire. Quella che impone senza prova scientifica che devi stare chiuso in casa a una certa ora, scappare in casa come se dovesse accadere un bombardamento. Una manovra ingiusta e sicuramente va cancellata. Deputata Ferro, prego. Grazie Presidente, per sottoscrivere questo emendamento, ovviamente in linea con quanto già anticipato dai miei colleghi e da colui che l'ha illustrato rispetto a quello che è avvenuto in una gestione maldestra spesso che ha imposto e ha deciso chi doveva alzare e abbassare le saracinesche, chi ha limitato in qualche modo la libertà degli italiani
e che rimane in qualche modo, insomma, come una pagina buia di chi attraverso questo ulteriore decreto non vuole far ripartire un paese che ormai è stanco. Ma credo che la stanchezza sia arrivata anche alla maggioranza, ed ecco perché non solo privano la libertà dei nostri cittadini, ma privano quella di un voto popolare che possa ridare finalmente un governo eletto dal popolo. Deputato Foti, prego, a lei la parola. Collega Foti, prego. Sì, signora Presidente, questo emendamento, come quello seguente, sono due degli emendamenti più importanti sotto il profilo pratico che il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato. Io mi permetto solo di fare una considerazione. Quello del coprifuoco è un tema che abbiamo discusso più volte in quest'Aula. Vi abbiamo detto che non serviva a nulla. Alla fine, seppure con una scala improbabile, siete arrivati alla nostra stessa conclusione. Perché non approvare subito questo emendamento ed evitare di rimandare il tema a altri provvedimenti di legge che probabilmente impegneranno quest'Aula nelle prossime settimane? Collega Rotelli, prego. Grazie Presidente. Andrò sulla scia del collega Foti. Il decreto, ho chiesto poco fa al sottosegretario Deborah Bergamini, che saluto, appunto quale fosse, ed era proprio il decreto aprile. Abbiamo l'occasione di poterlo contestualizzare con quella che è la situazione attuale, adesso, del mese di maggio, senza attendere un ulteriore provvedimento. Mi sembra abbastanza evidente, Presidente, che la questione del coprifuoco sia ormai assolutamente anacronistica. Anche alcuni racconti di carattere terroristico rispetto a possibili contagi in luoghi aperti sono completamente venuti meno, anche da situazioni che si sono realizzate in maniera assolutamente naturale e normale in questi giorni, che ci hanno fatto vedere come questa vicenda del coprifuoco non stia più in piedi e sia assolutamente immediatamente da limitare e da eliminare. Grazie. Collega Silvestroni, prego. Grazie Presidente. Intanto sottoscrivo l'emendamento perché è un emendamento chiaramente di buon senso. Quello che io mi auguro che anche voi su questo emendamento riuscirete ad avere. Il coprifuoco di per sé stesso è qualcosa che mette i brividi, che mette paura, perché è la privazione delle libertà. E voi dall'altra parte, che vi siete sempre fatti grandi sponsor, paladini delle libertà, e invece state dimostrando di non avere sensibilità mettendo e non abolendo il coprifuoco. Quindi dimostrate che siete veramente per la libertà e votate questo emendamento. Tra l'altro, come ha detto il collega Foti, per non ritornarci di nuovo. Grazie. Collega Vinci, prego. Grazie Presidente. Ma è da più di un anno che i cittadini italiani chiedono di tornare alla normalità, di vivere in un'Italia che gli consenta di muoversi e di vivere 24 ore al giorno. Ci sono attività che sono chiuse in funzione di questo coprifuoco. Allora ci dovete spiegare se quello che servono sono delle misure, cioè delle distanze, delle mascherine, dei gel, come avete sostenuto per molto tempo, oppure se ci sono alcune attività che il governo vuole assolutamente tenere chiuse, perché questo fa la differenza tra abolire o meno il coprifuoco. Grazie. Collega Mollicone, prego. Grazie Presidente, soltanto per rimarcare l'importanza di questo emendamento e l'assurda imposizione del coprifuoco come atto discriminante e antidemocratico. Io ricordo che solo ieri abbiamo fatto riferimento a una famosa frase di Lenin riguardo al ministro Speranza: la libertà è un bene così prezioso per cui che deve essere razionata. Ecco, al ministro Speranza si può adattare questa sorta di forma di socialismo della pandemia. Grazie.
Dichiaro aperta la votazione. 1.4 Prisco, parere contrario, Commissione Governo. Hanno votato tutti? Ravetto. Frate. Vianello. Carrara. Altri? Martino. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 33, contrari 338. La Camera respinge. Passiamo all'1.5 Prisco, che chiede di intervenire. Ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Con questo emendamento cerchiamo, pur prendendo atto con rammarico, che nuovamente questo Parlamento si è espresso contrariamente alla richiesta di Fratelli d'Italia di porre fine a questa misura illiberale del coprifuoco. Almeno accogliendo questo secondo nostro emendamento tentiamo di limitarne gli effetti anche un po' meglio di quello che sono stati nel frattempo le evoluzioni dei provvedimenti assunti dal governo, riportandolo se non altro alla mezzanotte, che consente alle persone di muoversi liberamente, che consente a un po' di attività economiche di operare liberamente, che consente di dare il segno che vengono meno quei processi oppressivi che tipicamente la norma del coprifuoco, tipica dei regimi totalitari e militari, insinua nel sentimento, nelle abitudini, nella libertà di coscienza di ognuno di noi. Tanto più quando non vi è nessuna rilevanza scientifica che dimostri che con questa misura si contiene o si diminuisce l'epidemia da Covid. E sì, ha detto bene qualche collega che mi ha preceduto nella discussione del precedente emendamento, stiamo arrivando lentamente a quello che Fratelli d'Italia, che il centrodestra ripete da mesi. E allora dico io, facciamolo questo passo in avanti per il ritorno alla normalità e alla libertà. Ridiamo le libertà fondamentali che sono state tolte alle volte senza motivo, come in questo caso agli italiani. Ridiamo l'opportunità di lavorare con serenità alle imprese, ai ristoratori, ai bar, alle attività che gli sono state tolte con provvedimenti che si sono dimostrati inefficaci, perché l'epidemia ha continuato a crescere quando i ristoranti erano chiusi e oggi decresce, fortunatamente per altri effetti, oggi che i ristoranti e i bar si vanno riaprendo, a dimostrazione che quello che sostenevamo da mesi era vero. E quando si parla di libertà, quando si parla di trasparenza negli atti, non accettiamo più lezioni da nessuno, neanche in questo Parlamento, perché chi si erge, come spesso fa la sinistra, difensore della democrazia e della libertà, poi ha dimostrato all'atto pratico di fare di tutto per concultarla. Chi si erige a caposaldo della trasparenza ha costretto Fratelli d'Italia a fare persino dei ricorsi al giudice amministrativo per avere degli atti come quelli sul piano pandemico o sui verbali delle task force, per capire se questi provvedimenti che erano stati assunti fossero fondati su una rilevanza scientifica. E per fortuna, come si dice, c'è un giudice a Berlino. Quindi quello che chiediamo a quest'Aula è almeno di fare questo scatto d'orgoglio, di libertà in avanti, e di eliminare, seppur pro quota, quindi fino a mezzanotte, che riteniamo sia il minimo sindacale di una misura a nostro parere di suo irricevibile, come quella del coprifuoco. E mi auguro che almeno su questo, sul minimo sindacale, le forze libere di questo Parlamento abbiano un sussulto di dignità
per votare favorevolmente questo emendamento e cancellare questa norma liberticida e illiberale che ha purtroppo condizionato la libertà delle imprese, delle famiglie e dei singoli individui nella nostra nazione. Grazie. A titolo personale la collega Bellucci ha facoltà di intervenire. Grazie Presidente. Beh, lo diciamo chiaramente, Fratelli d'Italia è contro il coprifuoco perché non ha alcun tipo di senso dal punto di vista né della protezione della salute né della capacità di dare poi regole certe per poter proteggere la salute. Ma a fronte dell'indifferenza che dimostra la maggioranza e il governo rispetto alla tutela delle libertà individuali, allora proponiamo un ulteriore emendamento e vi diciamo e vi chiediamo di poter inserire il limite orario delle 24, quindi maggiore a quello che avete previsto, perché non si può accettare la condizione in cui fate vivere le attività economiche, le attività imprenditoriali, i ristoranti, perché è impossibile vedere la loro sofferenza e vedere che questa Italia sta morendo e chiudendo nell'incapacità del governo di poter legiferare giustamente. Collega Bignami, prego. Grazie Presidente. In forma graduata rispetto all'emendamento precedente, Fratelli d'Italia ritiene che possa costituire un punto di compromesso sostenibile per tutte le forze politiche rispetto alla posizione precedentemente espressa di soppressione tout court del coprifuoco, individuazione di un orario, quello delle 24, che può evidentemente bilanciare chi crede che il coprifuoco possa effettivamente costituire una misura di risposta al diffondersi dell'epidemia e chi invece, come Fratelli d'Italia, ma anche in realtà larga parte degli osservatori scientifici coinvolti, ritiene che questa misura non abbia una effettiva e rilevante utilità. In questo senso confidiamo che l'Aula possa accogliere l'emendamento come proposto in mediazione. Collega Deidda, prego. Grazie Presidente, sottoscrivo e ribadiamo la necessità che i cittadini italiani non devono più sottostare a divieti di uscita o divieti di libertà personale come imposti per una presunta emergenza pandemica che effettivamente, cioè, quanto pare si vive solo in Italia e non c'è più, queste misure non le ritengono più in altri paesi. Quindi chiediamo libertà per il popolo italiano. Grazie. Deputata Ferro, prego. Grazie Presidente, sottoscrivo questo emendamento ed è chiara la posizione da sempre di Fratelli d'Italia che è contraria al coprifuoco, ma siamo anche arrivati in qualche modo a fare una proposta che amplia la possibilità di movimento, di fasce orarie rispetto anche alle colorazioni delle varie regioni. Partiamo dal presupposto che è finito, secondo me, in qualche modo time out, direbbe qualcuno, rispetto alla coercizione dei diritti, alla coercizione di libertà, ed è proprio vero che un diritto non è ciò che gli altri ti devono dare, ma soprattutto ciò che qualcuno non ci può togliere. Sarebbe ora che questo fosse un messaggio chiaro e compreso. Collega Lucaselli, prego. Grazie Presidente, credo che il collega Bignami abbia assolutamente chiarito qual è la posizione di Fratelli d'Italia, ove ci fosse ancora qualche dubbio. Noi siamo per il bilanciamento fra l'esigenza sanitaria, fra il diritto alla salute e un altro diritto costituzionalmente garantito che però sembra essere stato dimenticato, che è quello della libertà, che non può essere compressa a distanza di un anno e mezzo dall'inizio di questa pandemia. Noi riteniamo che sia arrivato il momento di restituire agli italiani la loro libertà e soprattutto di dare la possibilità ai nostri ristoratori e alle nostre attività commerciali di iniziare a vedere la luce in fondo al tunnel. Grazie. Collega Rotelli, prego. Eccoci qua. Presidente, grazie. Non mi sembra una proposta rivoluzionaria, sottosegretario, cioè far slittare dalle 22, anzi adesso dalle 23 alle 24 non mi sembra che possa sconvolgere tanto, però Presidente è l'occasione, come al solito questa del passaggio in aula, di poter spostare l'asse dei tempi a quella che è
la quotidianità attuale. Quindi se questo decreto ha 2 mesi, 60, 50 giorni di storia, il passaggio d'aula può dare la possibilità, viste quelli che sono i dati epidemiologici, di aggiornare le misure e quindi di fare in modo che, visto che è stato bocciato la questione della cancellazione del coprifuoco, si possa passare almeno dalle 23 alle 24. Grazie. Deputato Fratoianni, prego.